Grazie Presidente. Con i tagli e la cattiva gestione delle risorse frequenziali, centinaia di imprese radio e TV saranno costrette a chiudere. Un comparto che conta qualcosa come 25.000 dipendenti e che dà informazione a qualcosa come 20 milioni di persone è messo a grave rischio. Proprio a causa della indeterminatezza, dell'incostanza delle decisioni del Ministero delle Attività Produttive. Qui vengono messi in gioco il futuro, il posto di lavoro di migliaia di lavoratori. Quindi vorrei capire dal governo qual è la posizione e cosa intende fare. La ringrazio, la ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha facoltà di rispondere. Ha 3 minuti. Grazie Presidente. Il quesito anticipato dal collega in precedenza riguardava prevalentemente il tema delle frequenze, dell'assegnazione delle frequenze sui territori confinanti e quindi ovviamente anche l'impatto economico sugli operatori del settore. La risposta che fornisco ovviamente si basa su elementi che il Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto competente, ha trasmesso. Noi sappiamo che la legge prevede che l'AGCOM escluda dalla pianificazione delle frequenze del settore televisivo digitale terrestre quelle che siano già state assegnate da altri paesi, nonostante siano utilizzati dagli operatori italiani proprio al fine di evitare rischi di infrazione nei confronti del nostro paese. Ora sappiamo purtroppo che questo è un problema che si verifica in alcune zone di confine perché quasi tutte le frequenze in Italia sono state assegnate. Perché ci possa essere un rilievo formale, occorre una comunicazione ufficiale degli altri stati al Ministero dello Sviluppo Economico. In questo momento Francia, Slovenia, Croazia e Malta hanno segnalato questo problema di sovrapposizione al nostro paese. Proprio per porvi rimedio, ovviamente è stato previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico la liberazione di queste frequenze in modo ordinato e con dei criteri che dovranno essere concordati anche con gli operatori del settore. Proprio per questo dal 6 novembre sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è aperta una consultazione pubblica per individuare in modo concorde anche le modalità per liberare volontariamente queste frequenze a fronte di un indennizzo economico, una compensazione economica per gli operatori. È già stato predisposto un fondo dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è previsto un ulteriore intervento normativo proprio per aumentare il fondo a disposizione per la compensazione di questi operatori che dovranno liberare le frequenze e quindi evitare i rischi di infrazione a livello europeo. La ringrazio. Ha facoltà di replicare il deputato Caparini a 2 minuti, collega. Sì, anche io ringrazio il Ministro per la disponibilità e anche per la competenza. In altro modo ringrazio anche la giustificata assenza del Ministro per le attività produttive, però qui mi fermo con i ringraziamenti, in quanto voi, dopo aver rinnovato le concessioni non più tardi di 2 anni fa, oggi chiedete di fatto a chi è possessore di una frequenza di ridarla dopo averla utilizzato e fatto impresa su quella frequenza per 20-30 anni. Ora, il punto è che, giusto per capirci, le frequenze per chi fa televisione sono come l'acqua e la farina per il panettiere, sono fondamentali, sono l'essenza stessa del lavoro. Parlare di indennizzo significa dire vi chiudiamo l'impresa e allora che ne sarà delle migliaia di lavoratori, che ne sarà del pluralismo dell'informazione, che ne sarà di tutte quelle cose che io sento spesso ripetere anche da questo governo, ma che viene puntualmente disattesa dal momento in cui queste decisioni scavalcano qualsiasi logica imprenditoriale di sviluppo, di occupazione e di crescita di un settore che è unico. Unico nel panorama europeo e che questo governo dovrebbe tutelare e che invece purtroppo oggi non tutela.